Assessore, si parla spesso di Villa Mazzini, delle condizioni, della pavimentazione, il problema dei bagni, l'acquario, ci sono tante criticità, ma c'è un progetto che a breve partirà di fatto. Sì, c'è un progetto che da tanto tempo che seguiamo e finalmente siamo arrivati alla fase di esecuzione di questo progetto, ma prima di poter consegnare la villa alla ditta che si occuperà di questo suo restyling, ovviamente dobbiamo procedere a sgomberarla dagli occupanti abusivi, cioè da tutte quelle giostre e chioschi vari che sono stati realizzati nel tempo in assenza di autorizzazione, tranne che per uno. Un solo concessionario è autorizzato e mi fa piacere ricordarlo, gli altri invece no. E quindi prima dobbiamo eliminare, sgomberare la villa da queste occupazioni e poi procederemo alla consegna delle opere. Abbiamo fatto ieri proprio un tavolo con tecnico, con il Dipartimento Servizi Urbanistici che hanno l'incarico di procedere a questo sgombero coattivo e con il RUP del progetto per la villa che è l'architetto Cacopardo e abbiamo finalmente dato un cronoprogramma per avviare questi lavori. Verosimilmente lunedì mattina, ma domani avremo la conferma dalla ditta, lunedì mattina incominceremo con le attività sulla villa. Per prima inizierà la ditta che si dovrà occupare dello sgombero e successivamente la ditta invece che deve fare i lavori sulla Villa Mazzini avrà la consegna delle aree per poter agire, come un vero e proprio cantiere. Quindi ci tengo ad anticipare ai cittadini messinesi che ovviamente non appena inizieranno i lavori ci sarà un periodo di interdizione all'accesso alla villa perché dovremo smantellare tutta la pavimentazione, sostituire tutte le parti rovinate e poi abbiamo anche una prescrizione che ci ha dato la forestale, il dipartimento, che ci ha chiesto per alcune alberature che sono particolarmente importanti e sono anche tutelate, di aumentare gli spazi, le aiuole, perché come sapranno tutti quelli che frequentano la villa, questi bellissimi alberi nel tempo hanno rotto la pavimentazione perché le radici cercano ovviamente sostegno e quindi si affiorano in superficie e questo ha determinato dei problemi che dobbiamo risolvere tutelando ovviamente le specie arboree. Ecco, all'interno del progetto c'è anche la situazione dei bagni che sono chiusi da un po', che è una delle cose principali. E c'è qualcosa riguardo l'acquario o è un passaggio che si farà a parte? Allora, l'acquario è a parte, è un progetto a parte, segue il suo iter e quindi non fa parte di questo progetto di restyling, mentre i bagni, la struttura, il ripristino di tutti i cordoli delle aiuole, di tutte le grade dello scolo delle acque, nonché diciamo, un generale restyling della villa, fanno parte di questo progetto che partirà a brevissimo.